internazionali, anche i più quotati, entrano nella striscia e osservando i negozi strapieni di cianfusaglie o andando a visitare il tunnel Rafah, il mercato nero che è in declino, poi riportano che l'assedio di Gaza si è allentato. La realtà della striscia di Gaza, basterebbe, non è necessario venire qui a Gaza, basterebbe andare a leggersi i rapporti delle maggiori organizzazioni per i diritti umani. Il 20 giugno, in seguito alle proteste e alle critiche da tutto il mondo per il massacro della Freedom Flotilla, questo allentamento non è assolutamente... Maurizio, una triste storia. Sì, tristissima, non potrebbe essere più triste. È morto Vittorio Arrigoni, amico, che sia difficile oggi trovare delle parole per spiegare la tristezza, l'amarezza e l'angoscia di chi l'ha conosciuto da vicino, di chi ha collaborato con lui, degli amici, conoscenti, i genitori, la compagna che abbiamo sentito proprio stamattina distrutta. Oggi la morte di Vittorio, di cui non sappiamo ancora bene gli elementi fondamentali, non sappiamo ancora chi davvero lo ha sequestrato, non sappiamo se veramente è stato un sequestro, anzi è stato fatto passare per un sequestro, ma in realtà è stata proprio un'esecuzione. C'è stata una volontà precisa da parte di comunque dell'estremismo, in ogni caso, di ucciderlo. Con la sua documentazione di ciò che avveniva realmente nella striscia, era diventato un uomo scomodo Israele, che addirittura lo considerava nemico numero uno. Di Hamas criticava la mancanza di apertura laica, la mancanza di elasticità nella gestione del potere. Faccio riferimento al suo libro, il suo unico libro scritto da lui, che si chiama Restiamo Umani. Maurizio, questa è una delle ultime interviste fatte a Vittorio. Sì, esattamente, questa credo che sia forse l'ultima intervista fatta a Vittorio Arrigoni, l'unico momento... l'abbiamo fatta questa intervista proprio durante le riprese del film Gaza cielo aperto. Che noi andavamo a mostrare di questa tra le ultime marce. Siamo davvero increduli. Non riusciamo a credere che tutto questo possa essere accaduto a Vittorio. Vittorio Arrigoni era coraggioso, fermo nel suo ruolo, fermo nella volontà di voler rimanere nella striscia di Gaza. Vittorio Arrigoni era un uomo che viveva pericolosamente, questo lo sapeva, ne era perfettamente consapevole, ma credo che lui avesse davvero bisogno di vivere così. Lui non temeva il pericolo. Forse sapeva che la sua vita sarebbe stata a rischio, ma credo che nessuno avrebbe potuto convincerlo a lasciare definitivamente la striscia di Gaza. Di questo sono pienamente convinto. Comunque non lo dimenticheremo.